Giada, è davvero troppo bello questo plastico. Poi guarda come è fatto bene anche tutto il ghiaccio. È ghiacciato. Guarda qui, c'è il reparto fuoco e il reparto roccia. Eh sì, c'è il reparto vento e appunto il ghiaccio. Bellissimo. Certo che è proprio bello, guarda la torre. Qua possiamo fare una storia mega gormitica, non gormitica. Gianni, è iniziata la puntata! È iniziata la puntata, ciao amici! Ciao amici, benvenuti al Gormiti Show! Allora Giada, stavo dicendo, mi sa che ci hanno anche ascoltato, e io volevo mettere in scena una storiella. Allora, ho già deciso i personaggi, pensando. No, aspetta, a Lord Carrion. Invece di inventarla noi... Sì. Alessandro di 7 anni ci ha mandato la sua storia, possiamo far vedere la sua. È vero, allora sì, facciamo vedere la sua. E ricordiamo a tutti i nostri amici appunto di mandarci le vostre storie a gormitishow.gormiti.com. Allora, caro Alessandro, metteremo in scena la tua storia. Allora, ha scelto. Però aspetta, noi non ve la diciamo come lui l'ha scritta. È vero, ve la mostriamo. Esatto, con i suoi protagonisti. Come se fosse un film. Allora, inizia così. Ha scelto Riff, Aaron. Allora, Riff. Chuck, azione! Che Chuck, cazzo, sì, hai ragione. Scusa. Vai. Sei pronta? Ok. Prontissimo. Riff, sei pronto? Dobbiamo assolutamente allenarci perché dobbiamo combattere contro tutti i Darkane, sono davvero fortissimi. Sì, dobbiamo essere sempre più forti. Allora, facciamo così. Da soli non ce la possiamo fare. Io evoco Ultra Hurricane. Io invece evoco Urik. Sei pronto? Ok. Gormiti, potenza degli elementi. Ultra Hurricane! Ultra Urik! Ehi, hey, ciao amico! Urik. Da quanto tempo? Ciao, come stai? Oh, mi hai fatto cadere! Vabbè! Era un poverino! A sonno! Ok! Ehi, hey, Urik, ti vedo un po' acceso oggi! Ovvio, sono del fuoco! Ma allora, combattiamo che dobbiamo assolutamente... Sì, dai, alleniamoci! Alleniamoci! Io salto qui! Ok, aspetta, combattiamo! E cerco di prenderti! Ehi amici, scusatemi, stavo mangiando un sacco di slogu. Strano che tu mangiavi, è qui, qui, ecco, no. Vi aiuto anch'io, evoco Thorak, Ultra Thorak. Ehi, vieni a combattere con noi, ci stiamo Aspetta allenando. Aspetta che lo metto qua nel popolo della roccia. Ci stiamo allenando. Mentre quei gormiti si stanno allenando a vicenda, io ruberò tutto l'Elestar. Ehi, ma vi siete accorti? Vi siete accorti che Kryptos è arrivato? Non ce la farete mai a sconfiggervi, gormiti. Io sto rubando tutto l'Elestar, diventerò molto più potente. Dobbiamo unirci contro di lui. Arrivo io, ragazzi. Motak. Vai, colpiscilo, vai! Motak! Ti colpirò col mio super pugno. Bravissimo! E ora voglio vedere se parli ancora. Omega Kryptos. No, non parla più. Vediamo. Omega Kryptos. È svenuto. Kryptos ha perso, però io sono uno che vince sempre, come già sai ormai. E che ne dici se prendiamo i codici dei nostri personaggi, li sblocchiamo sull'app e giochiamo col videogioco? Andiamo subito. Dai. Oh, che bello! Gianni, guarda che cosa ho qui! A Icalos! A Ultra Icalos! Sì, l'ho appena preso! Bellissimo, e mi manca! Io ho il codice! E io voglio sbloccarlo! Vabbè. Dai, sblocchiamolo subito! Ok, allora, sull'app, sblocco codici, inserisci il codice, vai, dettamelo per favore! U-S-B U-S-B D D R R I minuscolo F-V F verifica. Ehi, sì. Che bello Icalos, ragazzi, è proprio uguale. Che io non so se hai visto, hai sbirciato, ma li ho quasi tutti. Sì, ho visto, ma un pochino grazie anche a me. Sì, è vero, grazie anche a lei. Ok, allora andiamo avanti. Intanto ho sbloccato anche un nuovo luogo, perché fa parte del ghiaccio. Castello glaciale. Ok, allora Andiamo avanti. Direi una bella battaglia. Sì, dai, una bella battaglia. Una bella battaglia, ragazzi. Allora, direi facciamo una battaglia veloce, giusto per vedere le ambientazioni che ci sono. E ci alleniamo un attimo. Allora, squadra. Io direi di cambiare. Di prendere Icalos, giusto? Che l'abbiamo appena sbloccato. Sì, vabbè, dobbiamo provarlo. Usa. Lo mettiamo al posto di Ultra Tritium, dai, almeno facciamo vedere. Ok, va bene.
mi sembra una cosa corretta. Ok, X. Combatti, allora abbiamo, allora, schieramento Hirok, Ultra Ikalos e Ultra Saburo contro Hydros, Hydros, Omega Kratos e Ultra Ikor. Hirok, già dai, Ultra Hirok. Hirok, scusa. Ok, combatti, combatti. Allora, sei pronta? Prepariamoci. Allora, io uso subito Ikalos perché l'ho appena sbloccato. Guarda, guarda. Vai, 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 vai. Io sono troppo forte, sono fortissimo. Tra poco lancerò anche il super potere. Guarda, guarda che potere! Wow, grande! Aspetta, guarda, guarda. Ma bellissima anche l'ambientazione. Stiamo vincendo, Giada, ovviamente vinciamo. Guarda, vai. Che colpo, guarda che colpo! Aspetta, guarda. No, questo... Eh sì, questo è il super potere, è super potere di Hirok. Aiuto! Ok, ok. Aspetta. Colpisci, colpisci. Colpisci, Giada, la parola... Vittoria! Vinto! Abbiamo vinto, sì! Ma Johnny, che c'è? Adesso. Ma facciamo un'altra partita? No, ma adesso dobbiamo andare al muro Mecha perché ci sono tante cose da far vedere. Va bene, io faccio un altro. Tanto che andiamo durante il viaggio, posso giocare? Sì, mentre facciamo il viaggetto. Va bene. Oh, Giada, ora è arrivato un momento molto coccoloso della puntata. Sì, quello di mostrare le vostre foto e attaccarle alla parete Mecha. Sì, sì. Oggi mostriamo la foto di Alessandro. Guardate Alessandro come è fiero di mostrare la sua collezione gormitica. Ma fa bene, guarda quanti ne ha. Ne è davvero tantissimi. Noi siamo molto fieri di averti qui con noi e ti appendiamo. Eccoti qui anche tu nella parete Mecha. Tra l'altro, Giada, io so che ci ha inviato un bel po' di disegni. Sì, andiamo a vederli. Vai. Oh, e sì, perché è arrivato il momento, Giada, del disegno gormitico. Perfetto, io partirei subito con i disegni di Alessandro, ok? Sì. So che abbiamo una dedica, mentre io leggo tu mostri i disegni. Sì. Allora, ciao Giada e Johnny, mi chiamo Alessandro, ho 6 anni e vivo in Liguria. Seguo sempre i vostri video, vi mando questi disegni che ho colorato e 2 disegni che ho fatto io. Gred attacca la torre degli elementi e Arika incontro Cryptus. Spero li farete vedere nei prossimi video, vi aspetto. La mamma mi ha detto che l'anno prossimo mi porta a G come giocare. Spero di conoscervi. Speriamo di incontrarci allora. E ci incontreremo. Poi... Samuele ci scrive e ci invia 2 disegni. Siete mitici, ho 5 anni, mi piacciono molto i vostri video su YouTube. Ho fatto il disegno tutto da solo, bravissimo. Che bravo. La mamma mi ha aiutato a scrivere la letterina. E specifica. E io non so ancora scrivere. Che carino. Infatti qui c'è la letterina e c'è scritto: ciao Johnny e Giada, io sono Samuele, ho 5 anni. Vi mostro il mio primissimo disegno gormitico. Se volete potete colorarlo come ho fatto anch'io. Grazie mille. Continuate a mandarci tutti i vostri disegni a gormitishow.gormiti.com. Ora, prima di chiudere la puntata, Giada, è il momento dei saluti e delle domande. Giusto, allora vai, salutiamo Leonardo Soldani, Amedeo Antonioli, Cristina Morosoli. Ciao. E Cristina Morosoli tra l'altro ci scrive: cari Giada e Johnny, ho sempre sognato di comunicare con voi, dovete sapere che sono un prescelto guardiano, mi potreste insegnare la magia Mecha? Sei un guardiano prescelto. E con le magie devi parlare con lei, perché beh, io... Allora, se sei un guardiano prescelto, ci possiamo fare un pensiero. Sì, perché io sono un po' un disastro. Un po'. Poi la Luna Gatta ci scrive: viva Johnny e Giada, da Lorenzo Restieri. Quale gormita vi è piaciuto di più? Allora, ormai da un anno a questa parte vi sto facendo una testa tanta con Lord Canyon. È quello. Però, c'è un però. Mi piace anche molto Motak. Ah, una new entry. Eh sì, una new entry. No, invece i miei preferiti, come sapete, sono Lord Titano e Lord Electrion. Ecco, lo sappiamo tutti, lo sa tutta Italia ormai. Me l'ha chiesto e glielo ho detto. Giada, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi. Se volete commentare, andate su gormitishow.gormiti.com per mandarci qualsiasi cosa. Quindi baby dance, commenti, foto, video, tutto quanto. Tutto ce lo mandate. Noi lo leggeremo e lo mostreremo in puntata. Esattamente, però mettete tantissimi like a questo video. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.